applauso affettuoso del signor Fredolin, che cosa fa? Il nome non mi è nuovo. Non è nuovo, questo nome. No. Mi è sembrato anche passo sicuro, disinvolto, conduceva il gioco delle coppie. Questa identità vale 2.000 euro. Quindi lei adesso si sta giocando 73.000 euro. Per 73.000 euro. Signor Fredolin, Marco Fredolin da Borgotaro, provincia di Parma, e adesso da Milano. È lei che conduceva il gioco delle coppie? Ebbene sì, 5 anni di gioco delle coppie. Sì, all'85. Ma ecco, il primo conduttore, no? Cioè, lei ha portato un successo il programma. Sì, 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 sì. Adesso invece faccio ristoratore. Dal gioco delle coppie sono passato al gioco delle cozze adesso. Ti vede in grandissima forma. Grazie per il suo venuto. Grazie. E bocca al lupo per tutto. Grazie a tutti. Marco Fredolin. Non si distragga, Valerio. No, difficilmente. Ma siamo già andati. No, siamo pronti a tutto, eh? Anche a prenderla in braccio, lei poi pensa poco. Questa risposta vale 217.000 euro. Si prepari e andiamo a verificare. Per 217.000 euro. Valerio Urbani, da Napoli. È lei che analizza mozzarelle? Numero 6.
Io mi chiamo Turchi Federico, sono nato a Forlì e vivo da sempre a Primicuo in provincia di Forlì Cesena. Adesso chiediamo l'indirizzo. No, volevo che me lo dicesse lei, perché è una scelta non obbligata ma fondamentale. E quindi ascoltiamo con grande attenzione, misurando ogni contenuto delle parole che ci dice il signor Turchi. La mia città preferita è Londra. Quello che faccio è a servizio degli altri. Non esco mai di casa senza essermi guardato prima allo specchio. Ora devi interpretare queste parole e cercare dentro la soluzione che vale 250.000 euro. Così, all'apparenza, direi il fast food è il signore che mi sembra un pochino più grande d'età, faccia il consigliere comunale. Però ho ancora negli occhi un'altra puntata, il signore che cuciva i corredi e la signora faceva il fabbro. E questo mi sembra esattamente la stessa cosa. Lui non sembra un consigliere comunale, però io non mi fido, non vorrei fare la cosa più scontata. Fabrizio Rischio fa il consigliere comunale. Ditelo dopo. Fa il consigliere comunale. Allora, calma e sangue freddo. Prima di tutto, ammiro davvero, adesso a prescindere da come andrà a finire, e comunque ammiro la sua prova, è stato molto bravo, non si è mai rilassato, non si è mai distratto, e ammiro il fatto che nonostante alcuni, forse in buona spero, sicuramente in buona fede, l'abbiano quasi indotta a cambiare idea, dicendo no prima che lei battesse la risposta, lei non ha cambiato idea. Ho vacillato, ma preferisco sbagliare da solo. Allora, adesso funziona così. Noi andiamo a verificare l'identità del signor Turchi. Questa risposta per lei vale in automatico 250.000 euro. Se dovesse aver sbagliato, verificheremo quanto vale l'identità del signor Turchi. Dopo? Certo, dopo. E adesso è il momento dell'ultima verifica. Per 250.000 euro. Signor Turchi, Federico Turchi, da Forlì e da Premi il Cuore, in provincia di Forlì e Cesena. È lei il consigliere comunale? Sì, sono io, consigliere.
trionfo per lei. Bravo Valerio, bravo, bravo. È l'unico caso in cui è bello che quella trionfi, l'unico, l'unico caso. Bravissimo, bravissimo. E lo immagino. Allora, per chi ha giocato con noi, il signor Turchi è consigliere comunale di dove? Sono capogruppo di maggioranza nel consiglio comunale di Premi Cuore. Giovanissimo, quanti anni? Ho 24 anni. Grazie, rimanga pure qui. Okay. E il signor, venga pure un po' più avanti, venga pure qua. Salutiamo il signor Pistacchi, Luca Pistacchi, che cosa fa lei? Lavoro in un fast food da 12 anni. Lui lavora in un fast food, eccolo! Di Roma? Lui è di Roma, vero? È di Roma. Sì. Magari era quello che conoscere. Invece no. Lei sta dando i numeri, guerra dai numeri, ma lo capisco. Ci sono 250.000 motivi per dare i numeri. Lo vede? Scusate, vorrei farvelo notare. Seguire i soliti idioti fa bene! Fa